Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi martedì 13 novembre, buongiorno a tutti. Martedì, e come di consueto martedì, è Focus Periferie, quindi diamo il benvenuto a Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, ben ritrovati a questa che è la 59esima puntata di Focus Periferie. 59esima, quindi riusciamo a fare anche la 60esima prima di Natale, ormai, quindi siamo ben lanciati, A Dio infatti. piacendo, faremo, Anche supereremo anche il 62, sessantesimo proviamo anche prima il di Natale, 60esimo. Facciamo sicuramente. 60esimo io e Walter. Vai. Lo sto dicendo al nostro ospite Gianni Bianchi. Gianni, grazie, benvenuto, bentornato. Non te lo faccio Un presentare perché ormai anche ritorno. lui è abbastanza di Sì, casa beh, qui. presidente dell'associazione Amici Cascina all'interno. Tutto, infatti, anche Vale la pena vicini, sempre anche ricordare vicini di casa, chi quindi, perché partecipa perché anche Cascina vicini. all'interno, i borghi Parco del delle Parco delle Cave. Cave, zona Municipio 7, ovest di Milano, insomma vicino appunto alla nostra sede che si ritrova appunto anch'essa al Municipio 7, vicino alla Sala di San Siro, quindi siamo in questa zona lungo la via Novara, diciamo, che porta appunto verso fuori Milano. Sì, dato che ci siamo, vale Perché? la pena ricordare anche l'area dei parchi, L'area perché i parchi dei parchi. sicuramente sono un elemento molto importante della cintura periferica di Milano. Decentrata, chiamiamola come vogliamo, comunque così, Parco delle Cave, Parco di Trenno, Bosco in Città, queste qui sono le tre macro aree grosse appunto dell'ovest di Milano. Facente parte in parte appunto del Parco Agricolo Sud Milano anche. Parco Agricolo No, Sud, ma sono ne parti parleremo integranti. Tutti quanti, perché no, integranti, cioè, forse tutte e tre. anche Trenno? Sì, Anche perché Trenno. Trenno, perché il Parco Agricolo Sud prende anche le piste dell'ipodromo. Ah, Cioè quindi. queste propaggini in città, Parco delle Cave e Quindi l'area degli autonomo. ipodromi fanno parte integrante del Parco Agricolo Sud Milano. Perché stiamo parlando del Parco Agricolo Sud Milano? Perché c'è una bella novità che proprio ha a che fare Sì, con anche quella la crescita all'interno. all'interno. Sì, ci hanno dato un grandissimo riconoscimento, noi siamo molto orgogliosi di questo. Sabato scorso, in occasione della festa di San Martino, è stato inaugurato ufficialmente il punto parco, l'interno agricoltura. La presidente del Parco Sud, Michela Palestra, ci ha consegnato la convenzione sul punto parco e questo significa per noi. Perché proprio farlo vedere, appunto, farlo Sì, vedere bene, grazie. ah ecco, Gianni, ok, benissimo. grazie. E questo significa per noi il coronamento di anni di impegno, di eventi, manifestazioni, di sensibilizzazione sull'argomento agricolo e sul lato culturale. Infatti il nostro progetto, mutuato da quello di Walter, anzi fa parte del progetto lanciato da Walter qualche anno fa, Beh, diciamo del che progetto il parto è Agricultura. sempre una cosa comune, no? Non è di uno. Sì, ma esatto, però con la parola agricoltura praticamente questo binomio raggruppiamo riassumiamo l'attività principale che facciamo noi di Cascina all'interno, quindi non solo il lato agricolo, anche il lato culturale del territorio. Un riconoscimento molto importante, diciamo che però, appunto, perché oggi abbiamo voluto invitare Gianni qui con noi, perché non è il primo riconoscimento che viene dato alla Cascina all'interno, ne vengono dati tantissimi, tra cui uno molto importante per la città di Milano nel 2003. 2003, sì, Cosa abbiamo detto nel dalle mani del Silvio Colbertini ricevemmo anche questo, il prestigioso attestato di benemerenza civica in occasione della cerimonia degli Ambrogini d'Oro, il 7 dicembre del 2003. Era un periodaccio per la Cascina e soprattutto per l'associazione, perché la Cascina venne chiusa nel 2002 per un contenzioso tra la loro proprietà, c'era cioè il gruppo Cabassi e l'agricoltore Zamboni, e la Cascina in quel momento era abbandonata, era chiusa. E noi svolgevamo la nostra attività di sensibilizzazione dall'esterno della Cascina. La nostra sede provvisoria era presso l'Avis di Baggio. Non finirò mai di ringraziare per l'ospitalità che si diedero in quei lunghi 3 anni. Il sindaco Albertini volle premiarci, se così si può dire, premiare il nostro impegno a favore di questo luogo perché ha una valenza non certo, non solo zonale, ma addirittura cittadina. Ecco, Walter, perché stiamo parlando appunto dell'Ambrogino d'Oro dato alla Cascina all'interno? Ricordiamo un po' cosa stiamo facendo da qui al 7 Ma dicembre. diciamo che abbiamo iniziato con, beh, innanzitutto in queste 59 puntate, hanno partecipato numerosi Ambrogini.
realtà, per cui persone oppure associazioni e organizzazioni, i quali la cittadinanza riconosce un importante apporto dato alla città. La settimana scorsa abbiamo avuto Giovanni Poletti, allora presidente della cooperativa edificatrice Niguarda, e quindi siamo in vista del 7 di dicembre, quando ci sarà la consegna degli ambrogini, e noi non vogliamo entrare nel merito di chi sarà fatto tra virgolette ambrogino, ma invece vogliamo porre l'attenzione, come normalmente facciamo, a tutte queste risorse della città, perché quando Gianni diceva qualche anno, no, diciamo pure qualche lustro e anche qualche decennio, perché se andiamo un attimino a guardare indietro risaliamo agli anni 80, fra un po' siamo al 2020, gira e rigira, abbiamo quasi a 40 anni. Quindi questo qui è un impegno dove ogni ambrogino, ogni realtà, al di là di tutta una serie di polemiche che poi tutti gli anni si fanno, però sostanzialmente negli ultimi anni, nell'ultimo decennio abbiamo fatto più di 500 ambrogini. Che utilizzo ne facciamo per la città di tutte queste realtà che riconosciamo come buone, operose, attive, capaci, che sono capaci di dare sempre qualcosa, perché presidiano il territorio, perché fanno iniziativa. Allora, questo percorso, questo campolo di puntate che abbiamo di fine 2018, le vogliamo proprio dedicare ad ospitare degli ambrogini per evidenziare e anche, permettetemi di enfatizzare questo aspetto, cioè queste realtà che conoscono il territorio, quindi sanno dove vanno le acque. Vabbè, noi abbiamo parlato... Che caso poi devi sentire, è proprio reale questo, no? Cioè, e tutte le volte, molto spesso capita invece che si ricominci tutto da capo. Come se nulla ci fosse. Ecco, allora il tema per noi è quello di cominciare a utilizzare in maniera strutturale ed organica tutte queste risorse, così, e non solamente eventuale quando c'è un problema particolare, ma convochiamoli già ogni sei mesi, così, di ambrogino. Cioè, una volta preso la testata, l'ambrogino è importantissimo per una realtà di un'associazione, di volontariato come la nostra, ma come tantissime altre, perché ci dà lo sprone per continuare, cioè è la pacca sulla spalla, chiamala come vuoi tu, ma è un riconoscimento l'attività che fai gratuitamente e col cuore. E io sono ad esempio abbastanza amareggiato dal fatto che negli ultimi anni invece stanno riducendo il numero degli attestati di benemerenza ai cittadini benemeriti, alle associazioni e ai gruppi di volenterosi. Secondo me nella giornata principale di Milano, cioè che Sant'Ambrogio, dare questo riconoscimento alla gente attiva e positiva di Milano è un fatto doveroso e non va minimamente scambiato per il cosiddetto, tra virgolette, mercato delle vacche. Normalmente ricorre questo termine quando si parla di ambrogino. Secondo me un riconoscimento, un'associazione è doveroso, anche perché lo fanno col cuore, e ringraziarlo nel miglior modo è dare un attestato da parte del sindaco nel giorno più importante di Milano. Dici, non sarebbe male se però magari questo attestato poi seguisse anche un'opera di insieme, appunto, con magari la giunta, con magari il comune, se quello senz'altro, non solo appunto nelle situazioni di emergenza, quello senz'altro, però la tendenza purtroppo è quella di sminuire il significato di questo attestato. No, anzi, e di conseguenza dimenticarsene il giorno dopo. La proposta infatti di Walter di fare questa serie di puntate a me è piaciuta molto, perché non stiamo qui a discutere a chi vada o chi non vada, se è giusto o non giusto, ma proprio per dire, visto che secondo noi è importante, cioè se hanno ricevuto un ambrogino sono delle eccellenze in questa città, sentiamole più spesso, giusto Walter? Questo diciamo, cioè, facciamole lavorare di più, anche sarebbe quasi a dire, coinvolgiamo i vostri, anche per dire, esatto, come suggeriva Walter, di più. Va benissimo coinvolgere queste persone che conoscono il territorio, sono le sentinelle di questo territorio, conoscono dal tombino alla grande infrastruttura che ha bisogno di un intervento da mano pubblica, e quindi andrebbero ascoltati questi personaggi, perché spendono il loro tempo per il bene di questa città e sarebbe una risorsa che non andrebbe minimamente sprecata. E tra l'altro anche gratuita. Ah, sì, nel senso che questa disponibilità, perché noi paghiamo fior fior di consulenti che normalmente fanno delle consulenze un pochettino macro, ma non riescono a entrare nel merito poi dei problemi. Infatti poi i problemi rimangono un pochettino come sono. Ecco, allora in maniera strutturata dal municipio
al comune, perché se il comune parla di abitare, è utile che chiami tutte quelle realtà che operano sull'abitare, in maniera tale da poter fare anche sintesi. Se parliamo di temi culturali, dei teatri, è utile che chiami chi svolge l'attività teatrale, ma in maniera proprio allargata e diffusa, a partire da chi è riconosciuto. Delle castronerie che ogni tanto si saltano fuori, o delle inappropriatezze, tipo vorrei molta più cultura nelle periferie, detto da poco tempo fa anche dal sindaco Sala, e poi sappiamo benissimo, ad esempio nel nostro caso, che sappiamo contati e censiti più di 100 teatri nelle periferie. Se non è cultura quella. Allora, è in corso il piano quartieri e la presentazione del piano quartieri. Domenica scorsa, in particolare per i municipi 7, 8 e 9, in altrettante scuole, è stato presentato il piano quartieri con tutta una serie di iniziative. Per esempio sul municipio 7 sono circa 90-100 le iniziative che vanno dalla manutenzione delle strade piuttosto degli interventi di bonifica. Ci sono tutta una serie di interventi che sono anche, fanno parte dell'ordinario, cioè quello che noi abbiamo voluto. Il sindaco Sala nella presentazione la scorsa settimana ha detto che è un'operazione anche di riordino, di comunicazione alla città, e nello stesso tempo anche un po' un vincolo che si assume nei confronti della città: voglio fare questo e questo e quest'altro, in maniera tale che la cittadinanza, chi lavora nei quartieri, chi abita nei quartieri, possa dire: scusate, ma l'amministrazione non aveva detto che avrebbe sistemato questa cosa? Ed è un'operazione, diciamo così, di comunicazione, oltre comunichiamo quello che anche si fa. Anche di partecipazione è stata, cioè si è cercato di fare un discorso anche di partecipazione, ecco, con queste allora, mappe dove la gente poteva suggerire. Allora, il tema sarà proprio questo, cioè come diventerà esecutiva questa partecipazione, perché operativamente è stata presentata in varie sale tematiche, sono state presentate tutta una serie di interventi su una grossa piantina che riguardava ciascuna delle zone. E anche i singoli cittadini, associazioni potevano andare e anche compilare una scheda dove potevano suggerire delle varie cose. Ecco, da questo punto di vista sarebbe anche interessante capire da dove sono venuti i cittadini, perché questo aiuta anche a fare un po' una radiografia della città rispetto all'interesse dei quartieri. Se vuoi, quartieri. Posso portare ad esempio una dichiarazione che ho colto lì proprio, sono andato alla presentazione del municipio 7, via Carlo Dolci, e all'ingresso venivano, diciamo, censiti, vi ha chiesto da che via arrivavi, solo per capire appunto da che parte del municipio arrivavi, mattina verso le mezzogiorni sono stato così, non c'era nessuno ad esempio che arrivasse dal famoso quadrilatero delle case Haller di San Siro, nonostante fosse uno dei punti dove più interventi sono segnalati, richiesti, dove sicuramente bisogna intervenire, non c'era ad esempio quel tipo di cittadinanza. Quindi insomma è interessante capire come fare ad arrivare a quali cittadinanze arrivare anche. Ecco, questo qui però mi permetto di dire è un dato sociologico politologico, sì. E quindi vediamo da dove vengono, quali sono le sensibilità. Il problema invece è che un'amministrazione deve strutturarsi per agire. Allora, se io voglio intervenire in un parco, chiamo tutte quelle realtà, poi non è che quelle realtà che fanno, decide l'amministrazione comunale, se è competenza comunale, non confondiamo i livelli decisionali, ma la progettazione partecipata, se io intervengo in un parco, in un'area, è utile che chiami a raccolta, e non perché poi anche coloro che sono particolarmente interessati a alcune cose poi non entrano in un meccanismo di partecipazione, perché dicono vabbè, ogni tanto andiamo lì e poi però non cambia niente. Invece se si struttura un percorso dove uno può dire bene, 6 mesi fa eravamo qui, adesso dove siamo a 6 mesi, la progettazione, dicevo prima, in particolare presentando il piano quartieri, il sindaco Sola ha detto che indicando i teatri tra le varie cose avrebbe voluto fare qualcosa in più. Bene, il primo dato però che noi poniamo è: ma quanti sono questi benedetti teatri che sono presenti a Milano? E come Consulta Periferie Milano ci occupiamo di quella fascia, no, esterna della città di Milano, e quindi quanti sono i teatri? No. Noi abbiamo fatto una mappatura dove tra amatoriali e professionali ci sono
109 teatri. Allora, questo è il tema. Mappate, appunto, poi li possiamo trovare sul vostro mappate, sito. Si vanno le attività, c'è il sito di riferimento. Quindi, perché abbiamo cercato di dare perlomeno un dato conoscitivo, al di là dell'importanza dei teatri che hanno a Milano, eccetera, eccetera. Va bene, ma questo qui è un giudizio di valore. Noi vogliamo entrare però nella documentazione, perché spesso non si riesce proprio a entrare nel dato concreto. E il dato concreto e amministrativo è questo. Se un teatro ha una convenzione con il Comune di Milano o la ex provincia di Milano o città metropolitana, che tipo di rapporto burocratico c'è? Perché purtroppo esiste un rapporto in particolare sulle situazioni di finita locazione o cose di questo genere, dove a un teatro gli viene chiesto, come anche un'associazione culturale, abbiamo avuto il caso recente macroscopico della Fondazione Perini e Quarto Giaro, vi dico: guardate, è finita la vostra locazione, voi con tutte le vostre cose che hanno archivi enormi dovete liberare i locali che noi vi abbiamo affittato e per cui voi pagate anche l'affitto per fare opera sociale nel quartiere di Quarto Giaro. Poi noi faremo un bando, se voi metterete più soldi degli altri rientrerete, prenderete tutti i vostri arredi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è il problema politico-amministrativo. Cioè, e diciamo che in questo caso ogni riferimento a cose, persone reali è volutamente... Ma è così, perché se noi non entriamo... Cioè, le affermazioni di principio vanno bene. A me va bene uno che dica: a me interessano le periferie. Se però poi chi opera nelle periferie ha tutta una serie di vincoli che ostacolano chi lavora nelle periferie, allora non funziona il dato, non c'è la coniugazione tra dato sociologico, politologico e politico amministrativo, cioè quello delle regole. Questo è il punto fondamentale. Sì, applicare alla lettera le indicazioni emanate dalla giunta di mettere a reddito qualsiasi spazio, indipendentemente da cosa occupa, tipo Circolo Perini, che io vorrei vedere traslocare l'archivio dell'Antonio Iosa, ci vogliono 22 tir e forse non bastano. No? E quindi non riconoscere alla Fondazione Perini il ruolo che ha svolto in più di 50 anni. Mi sembra assurdo che venga solo pensata una cosa del genere, di traslocare altrove un archivio così fondamentale per Milano qual è quello della Fondazione Perini. Insomma, di questo tema so che ne avete parlato spesso voi di Consulta Periferia di Milano, legato molto anche al tema della burocrazia, perché poi qua infatti c'è un'indicazione che arriva magari dalla giunta, che magari arriva dalla Corte dei Conti, e quindi insomma che magari arriva da politica nazionale, che ovviamente deve fare soldi e fare cassa. Ma fosse un'attività commerciale sono d'accordo. Sì, ma poi infatti bisogna scendere. Ma un'attività che ha dei risvolti sociali, culturali, e viene svolta in realtà gratuita, come giustamente puntualizzavi tu prima, e viene offerto questo servizio gratuitamente, ma un servizio di grande valore, perché normalmente le persone impegnate nelle fondazioni, nell'associazione, sono persone di una certa preparazione che regalano agli altri. Si dico sempre: sono magari volontari professionisti. Esatto, sono volontari professionisti. No, lo fanno con professionalità. Trattare la Fondazione Perini alla stessa stregua di una gelateria mi sembra altamente offensivo. Fatto. Ecco, io mi permetterei però di introdurre un elemento in più a quello che diceva Gianni Bianchi. Perché se parliamo delle periferie, parliamo di desertificazione del territorio, infatti uno dei problemi che noi abbiamo posto ha due facce. Uno, le modalità di assegnazione degli spazi. Perché noi, se avessimo gli spazi saturati, io capisco che ci possa essere anche una concorrenza, perché altrimenti rimane tutto ingessato. Ma siccome noi abbiamo centinaia, ma diciamo pure migliaia di spazi vuoti in periferia, dove i quartieri periferici chiedono anche la presenza di servizi, e quindi anche la gelateria va bene, non entro in contraddizione, ma voglio cogliere l'occasione ma se noi apriamo in un quartiere che è deserto, dove ci sono serrande tutte quante abbassate, e c'è qualcuno che dice: ma guardate, io faccio una gelateria,
è una luce che si accende. Sì, allora io devo guardare, altrimenti il ragionamento che facciamo sulle periferie è come se noi guardassimo la galleria Vittorio Emanuele. No, stesse regole. Invece fa alzare le serrande, e sono le sale bingo, le sale slot, insomma, sistemi che poi non è che sono il massimo da avere, no, esatto, sotto casa nella nel deserto. Perché vabbè, se avessi la certezza di tutto, mettetemi anche le sale slot. E poi le tariffe che vengono chieste a un'associazione per uno spazio comunale non sono poi in bruscolini, sono parecchie migliaia di euro all'anno. È un'associazione che si finanzia con le tessere dei propri soci o con le donazioni di chi partecipa alle proprie iniziative, rischia seriamente di chiudere. Con tutto poi gli adempimenti che deve fare, con tutta la burocrazia che c'è a seguire. Con l'ultimo decreto sulla privacy è un disastro, cioè c'è da lavorare parecchio, stiamo lavorando. Infatti, impegnativo, gestire un'associazione è molto impegnativo. Se poi ti arriva anche... Nessuno poi ti paga neanche per farlo, anzi più di volte sei tu che paghi per farlo. Poi ti viene anche fatta una richiesta di... parecchio. Infatti, insomma, come dire, se poi non lamentatevi se poi adesso mi viene da dire, passata questa generazione è difficile trovare gente che si impegna nel sociale così, A me viene anche a dire questo. Purtroppo È brutto da dire, però. Purtroppo hai ragione, mi rincresce dire che hai ragione. È brutto, molto brutto da dire, però se poi non lamentatevi, se poi appunto le generazioni più giovani che appunto hanno magari delle difficoltà in più, sicuramente non si vanno a imbarcare in certe situazioni, ahimè, molto belle e gratificanti, ma che magari appunto rimangono lontane dalla vita quotidiana. Dicevo appunto che poi questo tema, tutti i vari temi che abbiamo toccato, soprattutto quello della burocrazia, ultimamente spesso lo sto toccando, l'avete toccato anche a scuole di periferie. A scuole di periferie, adesso abbiamo gli ultimi 3 appuntamenti dell'anno, siamo arrivati a 26 lezioni, siccome a scuola di periferie, perché è necessario anche imparare che cosa sono queste periferie, dai dati, i problemi e quant'altro. Allora, uno dei temi che noi abbiamo posto, appunto dicevo prima, sono da un lato il problema dell'assegnazione degli spazi rispetto a centinaia, migliaia di spazi che noi abbiamo liberi, che esistenti nel comune di Milano, soprattutto di proprietà pubblica, quindi di noi milanesi che non li utilizziamo. In secondo luogo, lo strumento del bando. Lo strumento del bando non è adeguato a valorizzare soprattutto tutte quelle realtà che fanno parte del volontariato, quindi sono strutturate organizzativamente per fare cose, ma non sono delle imprese sociali, no? Che hanno dei bilanci e seguono tutta una serie di... È volontariato questo, cioè persone che dedicano il proprio tempo in maniera ormai, prendiamo Gianni, per fare nomi, cognomi, indirizzi, è 40 anni che si occupa di una realtà all'interno del Parco delle Cave. No, ci ha messo la sua professionalità assieme a amici e quant'altro, e sono diventati delle professionalità importanti, e come lui ce ne sono migliaia e migliaia a Milano. Allora, la riforma del terzo settore, che è stata gestita dalle grandi organizzazioni imprenditoriali del terzo settore, come hanno studiosi ormai documentato anche sui volumi del centro del volontariato italiano, CSV, il volontariato è penalizzato. Quindi anche i giovani che vorranno fare liberamente del volontariato, anche un dopo scuola, no? Un classico dopo scuola, una cosa, avranno tutta una serie di vincoli dove diranno lasciamo perdere. E quindi poi questo è il tema, cioè non è che non ci sarà ricambio perché i giovani non fanno volontariato, ma ce ne sono tantissimi che lo fanno. No. Il problema è che gli viene impedito di fare questo volontariato, che poi a Milano in particolare è il 50% dell'attività. Cioè, a dire che se cercano di impedirlo a Gianni Bianchi tira avanti e va dritto con testa bassa. Sì, ve lo facciamo da tanti anni, andiamo avanti a farlo, però. Sinceramente sì, qualche difficoltà potrebbe accadere, ma comunque ritornando a quello che si diceva prima, è assurdo che un gruppo di persone volenterose di cuore venga trattato alla stessa stregua di un esercizio commerciale. La politica di mettere a rete soprattutto questa presunzione del fatto che se stai facendo qualcosa è perché ci vuoi guadagnare, secondo me il dramma grosso qua è sotto quello, perché è vero che una riforma del terzo settore andava fatta, serviva, perché fin troppa gente si è arricchita rubacchiando qua e là, travestendosi da terzo settore, da porcherie pazzesche,
Però facendo così in realtà, anzi, No, quello è un abuso. quello lì è capace comunque, io dico sempre, se fai tante regole, quello che vuole comunque fare l'abuso, fare il delinquente, tu non trova il modo per Trova, sì. superare. Il È il povero piccolino, il Cristo, piccolino quello che già vuole nerd aiutare sotto schiatta. casa, che vuole i ragazzi che vogliono fare Esatto. magari il dopo scuola, che invece non sanno da che parte girarsi, poi quindi No, poi saltano è chiaro che l'aria. però, se parliamo di doposcuola e non si sa nemmeno quanti sono i doposcuola a Milano, è Infatti. chiaro che cade tutto. Perché Insomma, uno per deliberare deve conoscere. come al solito qui a Valle ti muto quello che dici spesso, lo storytelling è sempre bello quando si parla delle associazioni e tutto, ma poi dopo bisogna andare nel concreto a vedere e non lasciarle lì che invece annaspano. Allora, noi diciamo una cosa molto semplice, che opera in periferia, associazioni culturali, sociali, hanno uno spazio convenzionato con il comune, cioè, se hanno adempiuto ai loro obblighi nel passato, non è che devono essere messi a bando, perché a bando possono essere messi tantissimi altri locali che sono vuoti e hanno la necessità di essere riempiti. Quindi a queste realtà va rinnovato, tra virgolette, in automatico, Automatico. previa verifica Giusto. appunto del passato, ovviamente, no? Perché se uno si è comportato in maniera maldestra non è il caso di rinnovare questo maldestrismo. Ma altrimenti vanno rinnovati, perché invece la logica dei bandi è proprio è una Sì, cosa che non funziona. Caccia ma poi pensare fuori come e si mi forse danno ti una casa, mi rimetterò danno come si danno dentro. uno, mi danno una casa popolare perché ne ho bisogno. E poi però ogni 3-4 anni mi sbattono fuori per vedere e mi devo rifare la richiesta di casa popolare. È un po' da pensare Sì, questo, no? Cioè, è come ma se è ogni molto volta simile è molto simile comunque. come cosa, Allora, tu no? devi Che devo fare. traslocare, tornare da mamma tutte le Tu volte devi e dopo avere. rifare Ma la domanda. Insomma. venendo alle case popolari, tanto perché è uno dei temi problematici di questa Infatti. città, temi problematici perché noi abbiamo circa 7500 abitazioni vuote Vuote, non occupate, e vuote abbiamo queste. 900 spazi commerciali artigianali vuote, Vuoti. circa il 30% del totale degli spazi artigianali e commerciali. Bene, allora io non è che ti devo buttare fuori se sei dentro, però è utile che faccia anche delle Verifica, verifiche infatti verifica, ma periodiche verifica per però. vedere se tu hai i requisiti o meno per rimanere dentro, ammesso che questi requisiti siano adeguati. Però il problema è questo, la verifica Verifica. periodica. Altrimenti avviene come è accaduto per la signora Rachele Suzzani, che al comune di Milano risultava morosa da 30 anni perché non pagava l'affitto, però aveva cambiato residenza, era al cimitero da 30 anni. Cioè, queste cose sono un po', fanno parte dell'immaginario collettivo, lo storytelling, ma danno l'evidenza di come è articolata la gestione delle cose. Quindi, uno dei temi è, ma i municipi, che presidio, che Oh. documentazione, che poteri hanno, per esempio, su come l'andamento del patrimonio pubblico? Sanno Sappiamo nella loro zona quante cose pubbliche ci sull'edilizia sono? popolare, sappiamo che non hanno voce in capitolo, ad esempio, no? Che non possono dire Ma gli è beh. stata tolta, nel regolamento del 77 Però avevano Walter, una io possibilità, gli è stata tolta. devo fermarmi perché insomma il tema è molto grosso, quello dei municipi, lo tocchiamo sempre, lo vediamo. Anche mi viene da dire il piano quartieri, ad esempio, è stato fatto completamente senza prendere in considerazione i municipi. Cioè il comune ha deciso questi sono gli interventi, questo è. Ma Sì, secondo me, ho testimonianze di presidenti dei municipi non ascoltati. Ma sì, ma questo ci sono tanti non ascolti, Ah, no? ok. Sono tutti pezzettini. Il problema è da dove partono le cose, cioè parte nella rivalutazione delle periferie, perché ho sentito anche in occasione dell'inaugurazione del punto Punto parco, parco. qualcuno le chiama periferie, ma per noi sono centro, no? Ho capito che per te il centro è il tuo quartiere. Il problema è che per l'organizzazione cittadina non è centrale il tuo quartiere, arriva alla 37esima posizione, forse la 40esima, se ci Sì, sì, arriva, sì, e sì, sì, sì. delle volte è perché si trovano dei pertugini. Il problema è strutturale, perché c'è un'evidenza, guardate, adesso non faccio, ma è stata fatta una mappetta di Milano su una serie di cose che riguardano dal centro alla periferia. Peccato che questa mappa di Milano, che vede coinvolte delle istituzioni cittadine comunali, no, o di pertinenza comunale, tagli fuori tutto l'ovest e tagli fuori tutto il sud. Quindi, se una scuola dice a me interessa quell'argomento, vado a vedere dove è la mia scuola e non lo trovo fuori. Per esempio, sul municipio 7, dato che è stato uno degli elementi del quartiere, è tagliato fuori uno dei doposcuola che viene fatto, dato che abbiamo Ah, parlato di sì. doposcuola. Bene,
viene tagliata fuori anche la biblioteca di Baggio, non c'è. Viene tagliata fuori anche la scuola media di Baggio, no? E viene tagliato fuori anche la sede del municipio 7. Quindi in questa piantina che riguarda tutta Milano, tutta una fetta della zona 7 in particolare, con tutta una serie di istituzioni importanti, è tagliata fuori. Uno può anche dire, per me è centrale quel pezzo lì. Eh sì, Bene, anche facciamocene una ragione, guardate che non funziona così il meccanismo. Per quello che nel 2005 abbiamo deciso di fare Consulta Periferie Milano, proprio con questo giudizio molto chiaro, dopo 5 anni di lavoro come coordinamento Milano-Ovest. Allora, se lo dice la Massaia, che non è molto addentro a queste cose, se lo dicono dei membri delle istituzioni, guardate che prendete un abbaglio grosso come una casa e non aiuterete sicuramente le periferie a progredire, ad essere centrali, perché poi sono queste cose banali che tagliano fuori, ma sono l'evidenza. Walter, grazie mille come sempre per il tuo intervento, siamo in chiusura, dobbiamo salutare, abbiamo sforato di tantissimo. Come sì, Gianni, grazie di come essere sì. qui con noi Volevo questa fare sera, una però ci piccola, vai, lascio la piccolissima chiusura a te, proposta, lascio la chiusura a te. lanciare questa proposta all'amministrazione comunale di eseguire uno studio per valutare economicamente cosa vale in termini economici il lavoro svolto da decine e centinaia di associazioni, perché hanno un ritorno economico notevole che dovrebbe essere valutato. Forse in questo modo si capirebbe l'assurdità di mettere a reddito l'attività di un'associazione. Questa è la mia proposta. Ottima proposta, Gianni Bianchi, amici della Cascina all'interno, grazie mille per essere Grazie con noi. a te. Grazie Walter, noi ci vediamo martedì prossimo per Ci la vediamo martedì prossimo, sessantesima. 60ª puntata Cavolo. di Io Siamo al Piacendo. 60esimo, Ecco, Walter. sugli Ambrogini, mi permetto solamente di rammentare che al negozio civico Chiama a Milano alle ore 18, martedì 20, il tema sarà Ambrogini, una benemerenza ai poi, e interverrà tra gli altri l'assessore alla Liparini. partecipazione Liparini. E quindi sarà un luogo di dibattito, invitiamo in particolare gli Ottimo. Ambrogini. Bene, Bene. bene. Allora, grazie mille davvero, ci vediamo alle prossime puntate. Grazie a Grazie a voi. tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Gourmet Milano invece torna domani, sempre qui in diretta. Grazie mille di aver seguito. A presto.